iniziare i playoff nella maniera giusta, dà molta fiducia, soprattutto per un gruppo come noi che in cui molti sono esordienti in questo tipo di partite, e quindi c'è molta soddisfazione. La partita ci ha indicato la strada che ci accompagnerà in tutta questa serie, nel senso quello che avevamo un po' immaginato è venuto fuori, evidenti le caratteristiche di Roma che anche oggi ha cercato di giocare la propria pallacanestro. Dal mio punto di vista noi soprattutto nella parte iniziale non siamo stati un po' lucidi subendo delle cose che avevamo deciso di evitare di subire, però chiaramente poi ci sono anche gli avversari molto meglio nella parte centrale e molto bene poi nel finale, perché quando Roma è andata avanti nella fine del terzo quarto, rientrare e poi gestire con maturità i possessi finali è stato importante. Chiaramente una partita molto equilibrata, una partita che è un antipasto di quello che sarà nelle prossime, quindi due squadre più o meno dello stesso valore, due squadre con delle rotazioni simili, delle squadre che giocano una pallacanestro sicuramente diversa, che però all'interno delle varie partite proveranno ad imporre le loro cose. Quindi oggi siamo felici, però non c'è da festeggiare, dobbiamo, come ho già detto ai ragazzi, resettare immediatamente e pensare alla prossima partita, cercando in questi pochi giorni che abbiamo di aggiustare un po' di cose. Poi sicuramente la serie nell'andare avanti presenterà nuove difficoltà, nuove situazioni. L'importante è farsi trovare pronti mentalmente, fisicamente, tatticamente, perché la sfida tra Ravenna e Roma sarà una sfida vincente, quindi non si può abbassare la guardia nella maniera più assoluta. La prima parte di gara, diciamo che avete anche fatto un po' il gioco loro, diciamo, una partita giocata di corsa. Poi nella seconda parte di gara mi sembra che abbiate anche migliorato la fase difensiva. No, sicuramente quando prima facevo riferimento a degli errori, soprattutto nella parte iniziale, mi riferivo proprio a quello, perché è chiaro, Roma gioca ad altissima velocità, prende dei tiri in pochi secondi che a volte chiaramente saltano le proprie qualità, altre volte magari sono anche fonte di qualche problema, però nel di là dell'esito dei tiri di Roma dobbiamo cercare comunque di ridurre quel tipo di pallacanestro, e quindi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma già nel secondo quarto, perché se nel secondo quarto, se non erro, abbiamo subito solo due contropiedi rispetto ai 5-6 in campo aperto completamente del primo quarto, quindi è andata meglio. Sicuramente poi abbiamo giocato una partita molto più simile alla nostra che alla loro, questo per noi era uno degli obiettivi. La cosa da rilevare è il fatto che avete giocato per gran parte della partita, diciamo, in maniera interna, cioè cercando di favorire i vostri lunghi, no? E poi alla fine l'avete risolta con i tiri da fuori di Tambone Marx, quasi. Ma è solo un aspetto. Il gioco interno, intanto, non è un mistero, fa parte dei nostri punti di forza. E chiaramente il gioco interno ti dà dei vantaggi, Roma a un certo punto ha provato a toglierceli, però è chiaro che esponendosi anche a delle situazioni chiaramente poi sul perimetro, ma ripeto, queste sono partite che continuamente cambiano, quindi bisogna essere semplicemente bravi e leggere le situazioni, che è quello che noi cerchiamo di fare da tutto l'anno, e quindi siamo un po', come dire, pronti a leggere, a modificare quello che avviene in campo in base anche a quello che fanno gli avversari. A volte ci si riesce, a volte meno. Secondo me nel momento finale siamo stati molto bravi. Grazie. Coach, al di là della prova di Tambone, probabilmente il migliore della partita a livello statistico, tanti altri giocatori, probabilmente chiamati comprimari, hanno fatto, credo, non so se lei è d'accordo, la differenza. Penso per esempio a Chiumenti, penso per esempio a Masciadri. È questo forse anche il segreto un pochettino di questa squadra, della sua... Sì, però questo è il segreto della nostra stagione, nel senso che quello che è successo oggi è praticamente quello che succede ogni domenica, nel senso che noi credo il 70-80% delle partite lo finiamo con almeno 5 giocatori in doppia cifra,
più di una volta i protagonisti non sono stati più americani, che in questo campionato tendenzialmente sono quelli che poi, diciamo, fanno la differenza o sono delegati a farlo, quindi sinceramente non sono sorpreso di questo, cioè è un po' il nostro sistema, il nostro modo di giocare a pallacanestro. A volte chiaramente poi ci penalizza, per esempio noi nelle ultime due sconfitte a livello di squadra abbiamo fatto fatica e non abbiamo l'abitudine di giocatori che si mettono in proprio, e magari diventa anche un limite, nel senso che poi non riusciamo a trovare dei piani alternativi, però che la nostra sia una squadra che gioca di squadra, che gioca di sistema, questo non ce lo dice questa partita. Ecco, da questo punto di vista abbiamo giocato più o meno in linea con i nostri standard abituali. Io ho un'ultima domanda, non so, una curiosità più che altro. Hai detto abbiamo lavorato molto sul fatto che Roma è una squadra che corre tanto e quindi bisogna adeguarsi immediatamente. C'è stato qualche cos'altro che una volta chiusa quella via ti ha messo un po' in difficoltà, che magari non ti aspettavi, da rivedere magari per la prossima serie? No, che non mi aspettavo nulla, nel senso che purtroppo Roma, ripeto, poi immagino parlando con Corbani sarà lo stesso, cioè alla fine si arriva a queste partite talmente preparati sugli avversari che si potrebbe giocare anche allenando la squadra opposta, cioè potrei allenare Roma come Corbani potrebbe allenare Ravenna probabilmente. E che però, cioè, quando Chiesa esce dai blocchi e tira 8 metri e fa canestro, diventa difficile. Ecco, quella è una situazione che ti aspetti, che prepari, però cioè, fai fatica. Poi è chiaro, a volte abbiamo cambiato e magari poi c'è stato un vantaggio sulle situazioni di rimbalzo offensivo, perché poi magari Brown o Landi si trovavano accoppiati con i nostri esterni. Secondo me bisogna essere bravi di volta in volta ad essere concentrati. Poi Roma comunque questa tendenza a correre è talmente importante che alla fine anche quando non vuoi un po' ti ci ritrovi ad andare dietro, no? E noi, secondo me, questo è un errore che non dobbiamo fare, però sicuramente oggi Roma vive di contropiede, vive di situazioni di uscite, vive del talento dei propri giocatori che sono capaci in pochissimi secondi di crearsi dei tiri, e a volte siamo stati bravi, a volte un po' meno, però ripeto, non ci sono stati, come secondo me non ci sono neanche a Corbani, ha sorpreso il nostro gioco interno. Ecco, secondo me tatticamente oggi non ho visto cose diverse né da parte nostra né da parte di Roma. Ho visto due squadre che hanno provato a imporre il loro tipo di pallacanestro ed è uscita una partita onestamente più battuta, che poteva prendere una strada o l'altra, e proprio per questo sono ancora più soddisfatto, e anche perché secondo me dopo questa partita è impossibile rilassarci, cioè abbiamo vinto però andiamo a casa con la sensazione. Ti aspetti tutte le partite siano più sì, a meno che qualcuno non molli a livello di testa, certo. Credo che ci sia un equilibrio evidente tra le due squadre.